Oggi vi parleremo di un Halloween molto molto particolare, vi porteremo in Messico, dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Siamo nel regno dei lemuri, con noi la biologa del parco Zoom, qui di Torino, Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao, benvenuti. Oggi siamo, come della tua scritta sulla maglietta, parliamo di Halloween e il parco organizza qualcosa di molto particolare. Voi date la zucca un po' a tutti gli animali. Esatto, noi ogni anno per Halloween diamo la zucca un po' a tutti gli animali, questo perché è un arricchimento ambientale. Cosa significa? È un qualcosa che varia la loro routine, questo perché un problema che può sorgere negli animali nelle strutture zoologiche è ovviamente che sia sempre tutto uguale, quindi è importante, gli arricchimenti fanno parte proprio del nostro lavoro, inserire queste cose che variano la routine dell'animale, che possono essere sia legati al cibo, agli odori, anche solo a rompere qualcosa, a trovarsi il cibo. E nel periodo di Halloween diamo le zucche. Le zucche ad alcuni animali piacciono molto perché se le mangiano proprio, altri invece si divertono ad interagirci, a giocarci. Lo Zoom è anche un bioparco immersivo, che cosa vuol dire? Significa che l'idea dello zoo ovviamente non è più quella che era una volta. In realtà adesso la nostra idea è di avere appunto un bioparco immersivo, che significa ricostruire gli habitat agli animali. Sono animali nati in strutture zoologiche, non arrivano dalla natura, quindi è importante ricreare quello che sarebbe stato il loro habitat in natura, perché è importante conservarli all'interno delle strutture zoologiche, perché il ruolo al momento degli zoo è quello di preservare animali che in natura sono a rischio di estinzione per cercare di aiutarli. Ringraziando Giorgia, la biologa appunto qua del Bioparco Zoom di Torino, e ringraziando anche il lemure, il simpatico lemure che ha dato una mano nelle riprese al nostro cameraman. Non finisce qui, continuate a seguirci. Siamo con Filippo Sacca, direttore marketing qua dello Zoom. Intanto complimenti per questo bellissimo parco. Dove è nata questa idea di questo Halloween particolare? Allora, Halloween è il quinto anno questo in cui il parco ha deciso di investire in questa festa, nel senso che abbiamo cercato di dare modo ai nostri visitatori di visitare il parco sotto un'altra ottica, che non è quella classica che rimane sempre, di vedere i nostri animali nei nostri habitat immersivi, ma è quello anche di vivere dei momenti un po' più divertenti, un po' più in linea con quelli che sono una festa che oramai è sulla bocca di tutti, e quindi creare dei contenuti ulteriori, aggiuntivi per i nostri ospiti, che vanno da animazione con i bambini durante il giorno, zucca painting, attività divertenti per loro, e poi si prolungano anche la sera, nel senso che Halloween è una festa un po' più notturna. E concludiamo questa giornata da brividi, Andrea Evans in compagnia della sua amica Zucca per TG Evans.